Quando la casa prende il controllo, il cioccolato senza cacao e ancora la rivoluzione digitale di Pepsi. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Luci che si accendono appena metti piede in casa, tapparelle che si alzano automaticamente per far entrare la luce o ancora la casa che si riscalda mentre sei fuori grazie ad un'app. È il fascino dell'Internet of Things applicato alla casa, l'universo delle cosiddette smart home. Ma quali sono i rischi? Noi di Pop Economy lo abbiamo chiesto ad Andrea Saracino, ricercatore in cyber security e coordinatore del progetto europeo Sifis Home, che è intervenuto durante l'Internet Festival 2021 a Pisa, uno dei maggiori festival digitali italiani. Il rischio effettivo è che abbiamo dei dispositivi che per fare tutte queste belle azioni, soprattutto quando comandati da remoto, hanno bisogno di essere connessi ad internet. Quel che è sulla rete può andare a disposizione di chiunque altro acceda alla rete. Uno degli attacchi più comuni è quello in cui si lasciano aperte le password delle camere smart che sono in grado di trasmettere il video su internet. Il motivo per cui si vuole trasmettere il video su internet, per esempio, io ho una telecamera di sorveglianza e voglio essere in grado in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, di vedere cosa sta succedendo a casa mia. Per fare questo devo mandare una richiesta a questo dispositivo, autenticarmi al dispositivo e a quel punto il dispositivo comincerà a mandarmi informazioni. Se non faccio un meccanismo di autenticazione abbastanza sicuro, quindi non sto utilizzando una password forte, in alcuni casi non cambio proprio la password, lascio la password di default del dispositivo, chiunque in grado di ottenere quella password, o perché è troppo semplice o perché è generata automaticamente e quindi ritrovabile, allora diventa in grado di accedere alle stesse informazioni a cui accedo io come persona. La cosa ancora più pericolosa è che mentre io magari decido di accedere alle mie informazioni quando non sono a casa, un malintenzionato potrebbe invece accedere alle mie informazioni, quindi ai video della mia telecamera, quando sono a casa, quindi entrare completamente all'interno della mia privacy. Questo vale per le telecamere, ma può valere anche per dispositivi come gli smart speaker. Ma può davvero accadere che gli elettrodomestici prendano il controllo? E che cosa possiamo fare eventualmente per evitarlo? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Avete mai pensato di poter mangiare del cioccolato fatto senza cacao? L'azienda tedesca Quaa sì, e sta lavorando proprio a questo. L'industria dolciaria globale del cioccolato nel 2020 è stata valutata 208 miliardi di dollari. 2/3 della fornitura mondiale di cacao proviene dall'Africa occidentale, ma è a rischio a causa di agenti patogeni e cambiamenti climatici. Il cacao inoltre sta svolgendo un ruolo preponderante sia nella deforestazione sia nel lavoro minorile forzato. Per questo motivo, Quaa ha raccolto un finanziamento di 6 milioni di dollari per sviluppare un prodotto che imiti la consistenza e il sapore di cioccolato. Il tutto senza additivi artificiali. Il primo prodotto dovrebbe essere pronto per il 2022 e tutti ci stiamo chiedendo se assomiglierà davvero al sapore di cioccolato. Con questo non si scherza. Cibo e tecnologia vanno sempre più a braccetto. Il gigante alimentare e delle bevande PepsiCo ha annunciato la costruzione dei suoi primi 2 hub digitali a Dallas e a Barcellona per creare nuovi posti di lavoro, investire in talenti e sviluppare nuove tecnologie digitali. Le competenze e le tecnologie coltivate nei nuovi spazi dovrebbero aiutare Pepsi & Co. nella maturazione della sua transizione digitale già in corso e rafforzare l'ecosistema di consegna digitale dell'azienda.